Ciao ragazzi, di nuovo insieme. Allora, oggi per mia grande felicità sono stato rinvitato, ora è un po' di tempo, me lo posso permettere, di riparlare di Giacomo. Una richiesta che mi è stata fatta sotto a, mi pare, ho visto il tuo video, ve la leggo, la richiesta che potete fare anche voi, le vostre, diciamo, sul mio sito, nella pagina video lezioni. Tommy 23 mi ha scritto: "Ciao, ho visto il tuo video della versione live di The Dry Cleaner from Des Moines." Spero si pronunci così. Comunque dovrebbe essere tipo la lavanderia di questo Des Moines. Moi, aspetta, sentiamo come si pronuncia perché oggi non voglio fare The dry cleaner from Des Moines. The Dry Cleaner from Des Moines. Ecco, così. Quel pezzo lì, la versione live che trovate a questo link, riusciresti se ti va a fare un tutorial della versione studio, un po' più alla mia portata. Grazie. Allora, il video invece da versione studio, pezzetto, è a questo link. E oggi vi parlerò di questo brano. Allora, sì, ci sono due versioni che sono anche parecchio diverse, diciamo. Diversi gli arrangiamenti, quel live di cui parlavamo, il live famoso Shadows and Light con Pat Metheny, Michael Brecker al sax, Don Alias, insomma, formazione clamorosa, diciamo. Mentre nella versione studio ora non mi ricordo chi c'era di musicisti, a parte Jaco che ha fatto anche l'arrangiamento delle parti dei fiati. La versione live è molto molto complicata in effetti la parte di basso perché si arriva quasi a un jazz molto molto spinto, a velocità molto alta, e Giacomo fa una linea di basso veramente tosta, ci stetti veramente dei mesi a studiarla. La versione studio effettivamente è un pochino più, diciamo, fattibile, anche se come tutti i brani hanno bisogno del tempo per immagazzinare tutte le cose. Sapete come consiglio io sempre di studiare i brani, quindi non limitarsi a risuonare più o meno bene la parte di basso, ma cercare da un brano di apprendere tante cose. La prima cosa, ovviamente, che viene all'orecchio è questo andamento. Ora parlo ovviamente da versione studio oggi. Questo groove con delle semplici percussioni quasi e il basso che fa tutto. Classico di Jaco, quindi non a caso Joni Mitchell, quando l'ha scoperto, chiamava lui quasi tutti i brani, insomma, dei 4-5 album che hanno fatto insieme. Proprio perché aveva trovato in lui quello che cercava per esprimersi al meglio con questi brani. Ovviamente, dicevo, quello che subito ci viene all'orecchio è questo andamento un po' swing, che non ho ancora trovato un termine da accostare giusto, un genere musicale che possa racchiudere questo brano. Non lo so, comunque. Diciamo che va suonato con l'intenzione swing, però alla Jaco, ecco, col suo staccato, con le ghost, con l'utilizzo delle corde a vuoto e tante altre cose. Allora, andiamo a vedere innanzitutto su che accordi gira il brano, anche se specialmente nella prima parte di armonia c'è solo appunto Jaco, quindi sono accordi un po' come dire, no, immaginari, però sono sottintesi, diciamo, ecco così. In realtà il giro armonico è molto semplice. Siamo in si bemolle e sono accordi di settima, quindi è praticamente un giro blues. Quindi quattro battute di si bemolle settima. Sto tralasciando un attimo l'introduzione. Quattro di si bemolle settima, due battute di mi bemolle settima, quindi quarto grado, classico del giro blues. Torna in due battute di si bemolle settima, quindi
il primo grado, poi al quinto fa settima, una battuta, quarto mi bemolle settima e due di si bemolle settima. E riparte. Due giri identici, mentre il terzo giro c'è la prima variazione classica appunto del blues, jazz blues, chiamiamolo un po' come volete. Quindi invece di tornare sul quattro battute di si bemolle, due di mi bemolle, e qui c'è il primo cambio che invece di tornare sul primo grado va sul terzo grado, re minore settima, una battuta, sol settima. Quindi sarebbe un secondo quinto del Do minore settima che arriva dopo, che a sua volta è il secondo del primo, quindi è Do minore e secondo di Si bemolle. Quindi Do minore settima una battuta, Fa settima una battuta, e poi c'è Turnaround, l'ho detto bene, Re settima. Re settima, Sol settima, Do minore settima, Fa settima, Si bemolle. Quindi è molto classico, sembra complicato così a parole, ma se lo analizzate è comunissimo questo tipo di giro armonico, di progressione. Questa è l'armonia, quindi ruota tutto intorno a questi accordi anche nelle parti successive. Ora vedrò dove possiamo arrivare, perché sennò le mie lezioni diventano tipo andare a scuola 6 ore e mezzo. Allora, l'armonia l'ho detta, andiamo a vedere un attimo il basso. Io come sempre vi consiglio anche di ascoltare la melodia, soprattutto nei brani jazz, cioè quindi il tema, diciamo. E soprattutto nei brani di Joni Mitchell, che non sono mai scontate melodie. Io ho parlato anche molto recentemente con delle cantanti, soprattutto una mia amica Elisa, che saluto, che studia jazz, suona, canta jazz, è una jazzista, e mi ha detto che questo è uno dei brani che richiedono veramente uno studio molto molto particolare, perché appunto, come vi dicevo, Joni Mitchell non è mai banale. E se esaminate appunto la melodia, si sente che non è insomma la classica melodia pop di oggi, insomma. Questo è bello dello studio di questi brani, secondo me. Quindi date un occhio anche alla melodia, o ascoltatela almeno, cioè fateci attenzione. Il basso. Come ho detto prima, Giacomo utilizza tutti i suoi cliché, quindi. Innanzitutto il sound, ovviamente come avete visto nel video della mia cover pessima, dove sono riuscito con un'applicazione a togliere Giaco, non me ne voglia, a togliere basso e a crearmi quindi una specie di base, il suono che si sente molto bene in questo brano. Come dicevo, c'è solo lui praticamente all'inizio. È il classico sound di Jaco con il tono bello aperto, non vi dico tutto, ma secondo me è un buon tre quarti aperto. Pickup al manico chiuso e pickup aperto al ponte. Io suono qui, penso che. Non solo per un discorso di sound, potrebbe funzionare anche così. Ma mi torna bene anche per lo staccato, soprattutto. C'ho più controllo per il muting, eccetera, eccetera. Quindi io mi trovo bene qui. Vedete voi. E l'altro consiglio è, prima di addentrarsi nello studio dei dettagli proprio, mettere quella che io vi fornirò nel link qui sotto, la base solo batteria, quindi per sentire l'andamento delle percussioni, batteria, quello che è, di questo brano. Lo mando, la rallento un po'.
e inizio a suonare qualcosa, conoscendo gli accordi, e comincio a cercare lo stile appunto di accompagnamento di Giacomo, quindi il groove. Mi bemolle. Si bemolle. Qui questo è un po' una specie di accompagnamento sullo stile suo. Come vedete ci sono tantissimi, chi ha seguito anche i miei libri su Giacomo, proprio nel capitolo cliché, qui è un chiaro esempio quando fa ad esempio, un esempio tipico è questo passaggio che ripete anche nel brano, che ha riproposto in mille altre occasioni, questo. Scusate. Se ci fate caso in The Chicken, in tantissimi brani, questa, come possiamo chiamarla, questa linea, che praticamente in si bemolle sarebbe si bemolle, quindi io la prendo il primo tasto del La, poi l'ottava, e Re a vuoto. Sol a vuoto, Sol fa, quindi di nuovo terzo tasto, ha usato moltissimo, moltissimo. Esaminate, se ne avete voglia, chi ha comprato il libro, andate a vedere nel capitolo cliché, mi pare di averlo inserito questo. Altre caratteristiche di Giacomo: l'inserimento, per esempio, che mi piace moltissimo, quando fa nella battuta, siamo battuta 24, quindi arriviamo da un con molto accento. Questa un'altra caratteristica di Giacomo: far sentire le corde a vuoto, in questo caso il Mi a vuoto, una specie di appoggiatura sul Fa. Se vi ricordate, l'ha riproposto tantissime volte, non mi ricordo quando, ma la corda a vuoto con tanto accento, un accento bello sottolineato. Oppure nella battuta, vado veloce ragazzi perché se no è difficilissimo, tanto trovate lo spartito con senza tab, come vi pare. Battuta 27, cioè la prima, diciamo, difficoltà un po' più elevata, ovvero questa cosa qui. La mia trascrizione l'ho scritta in questo modo, cioè al mio orecchio ho sentito, non è semplicissimo, ho sentito che fa un'appoggiatura da Mi bemolle, quindi anzi un legato, questa cosa qui, primo terzo tasto, e La bemolle, quindi primo terzo, primo tasto del Sol, e poi due terzine, quindi sono qui, e Mi naturale, quindi secondo tasto, Mi bemolle, Re bemolle, poi
potrebbe stare anche un do, però io ho percepito questo mi bemolle. Quindi lentamente dal re bemolle, si bemolle, sol, mi a vuoto. Mettetela al loop, partite piano, cantatela. Quando avete trovato poi la diteggiatura e il meccanismo automatico, allora arriverete sicuramente meglio di me alla velocità originale. Poi volevo vedere, un'altra caratteristica tipica del brano proprio è sul mi bemolle questa cosa qui. Che fa più volte durante il brano, è un po' la diciamo la firma del brano. Quindi terzo, quinto tasto del re fa sol. E si bemolle sulla corda di sol. Si, si, sol, si. Bemolle, ovviamente. Un'altra cosa che volevo dirvi sono le ghost. Andiamo a vedere. Facciamo un girettino dall'inizio lentamente. Allora, si arriva dopo l'intro. Queste sono le prime sei battute, quindi. Eccetera, eccetera. Quindi attenzione anche alle ghost, che sono un elemento fondamentale, primario proprio del groove di basso. Dunque, poi cos'altro volevo dirvi? Fate caso anche alle note che utilizza, che suona già, ad esempio sul si bemolle mette molto spesso il fa diesis, quindi queste note di ritenzione, oppure sempre sul si bemolle il mi naturale, quindi la quarta aumentata. Gioca molto su queste caratteristiche. E poi lo staccato. Ecco, lo staccato per lo studio appunto del classico staccato di Jaco. Questo è un brano, direi, perfetto. Quindi, come dicevo prima, studiare un brano del genere non è solo poi arrivare a rifarlo più o meno bene, è anche per chi è amante proprio di questa tecnica, diciamo, di questo tipo di modo di suonare basso, è un ottimo studio per, diciamo, immagazzinarla questa tecnica, ma farla propria, quindi riproporla poi nelle proprie. Ovviamente questo, come dico sempre, non è copiare, eh? Prendere da chi ci piace. In questo caso stiamo parlando di Giacomo, onestamente, e come mi è stato fatto notare anche ultimamente, io nel mio modo di suonare ce l'ho questo staccato, questa mano destra molto sul ponte, ma il mio non è assolutamente un voler copiare lui, ma assolutamente proprio. È frutto di anni di studio, di analisi, di ascolto, eccetera, eccetera. Quindi, al link qui sotto troverete il PDF con la mia trascrizione, che
che comunque se andate a prendere la raccolta di 70 trascrizioni è meglio, però qui trovate gratuitamente il PDF, la raccolta è solo una donazione dell'importo che volete, non è che chiedo i miliardi, poi ci sono i miei due libri su Giacomo, vi ricordo, se siete interessati, e vi metto anche la base di batteria, così potete studiarci. Vi consiglio un'app qualsiasi o un programma per rallentarla, eccetera. Tutto appunto al link che vi rimanda praticamente alla pagina che vi dicevo all'inizio, dove potete anche lasciare vostri commenti, richieste, critiche, offese e quant'altro. Per oggi, ragazzi, mi fermo qui perché volevo essere breve, ma dire tante cose, sono andato lungo anche stavolta. E casomai, se avete ancora dubbi a riguardo di questo brano, ne facciamo un altro di video, non di brani. Alla prossima!